È una bugia comunque che perché dice, che dice che non era favorita all'inizio del campionato. Ma dai, ma lo dicevamo tutti che era favorita l'Inter. C'era un po' di... Ma lo dice lui si riferisce a metà estate. Immagina il momento in cui è partito Conte, è partito Lukaku, è partito Hakimi ed è arrivato Simone Inzaghi. Sicuramente si era indebolito, questo sì, però che fosse ancora favorita un pochino ce lo aspettavamo, tutti che meno che poteva competere per la lotta. Lui adesso si toglie il sassolino dalla scarpa sul fatto che il Milan è campione d'Italia e dà la pressione addosso. Questo forse, perché l'anno scorso si diceva l'Inter ha perso la spina dorsale praticamente più Conte, tanti dicevano l'ho sentito e letto, sarà un traguardo arrivare tra le quattro, però dicevano è campione d'Italia e quindi parte favorito. Lui giustamente oggi dice oggi io non sono favorito. Il campione d'Italia è il Milan, è il favorito il Milan. Poi ci siamo anche noi, però devo dire che alla fine se poi si dice che lo scudetto, io non sono d'accordo, comunque se si dice che lo scudetto l'ha regalato l'Inter al Milan, evidentemente magari qualche lavoro sulla società è stato sulla rosa della squadra è stato fatto. Lui secondo me quest'anno deve entrare nell'ottica di idee di fare un piccolo salto di qualità, che secondo me è in grado di fare, sul fatto di disabituarsi ad allenare, con tutto il rispetto, la Lazio e allenare l'Inter, perché hanno un po' sbagliato tutti, perché quando non vinci sbagliano tutti, sbaglia il portiere, sbaglia l'attaccante, sbaglia. Però lui secondo me qualche partita l'ha letta male, anche se poi alla fine in certi frangenti, e penso che l'hanno riconosciuto un po' tutti, l'Inter giocava anche meglio dell'Inter di Conte. Questo sì, sicuramente. Al di là di questo la prova effettiva sulla pressione è quella. Lui dice che il Milan sta davanti perché è campione d'Italia, giustamente. Allo stesso modo era campione d'Italia l'Inter lo scorso anno e stava davanti l'Inter. Quindi è chiaro che c'è una non verità in quello che dice, è assiomatico, è scontato il passaggio da questo punto di vista. Quanto all'Inter lo scorso anno si è molto, sì, è vero, c'è molta responsabilità anche lui, perché i 7 punti su 21 nei famosi due mesi, responsabilità, ma non l'inizio con 7 punti di svantaggio su Milan e Napoli, sono due momenti di crisi che giustificano il secondo posto e non il primo, perché non è stato costante quanto il Milan, questo non c'è dubbio, e lo dice nel momento qui, forse non erra molto dal vero quando dice che effettivamente il Milan ha vinto sul campo, come è giusto che sia che l'abbia vinto, non l'ha perso l'Inter ma l'ha vinto il Milan nel campionato. Marcello, è un Inter che parte dietro il Milan secondo te, o alla luce di quello che abbiamo visto in questo parziale calciomercato, perché poi ricordiamo che dura fino a inizio settembre, l'Inter comunque merita i galloni della favorita? No, sicuramente parte in pole insieme anche al Milan, che il Milan adesso è campione, quindi anche lei parte davanti. L'anno scorso davamo tutti il Milan, lo piazzavamo tutti dopo il quarto posto, quindi hanno fatto sicuramente un'impresa. Ma a me quello che l'ho già sentito ieri, lo risento e sono sempre più convinto dopo averlo sentito ancora stasera, cioè a me sembra che lui dica no, lui non si vuole nascondere, però di fatto tu cerca scuse. Cioè lui ha perso uno scudetto, perché lui l'ha perso lo scudetto, lui, come si danno si facevano le critiche a Pioli quando perdeva e non si dicevano sì vabbè lotta però poi non vince mai, no? Le ricordo le stagioni precedenti, Allegri gli si dice ma con quel gioco bisogna dare anche delle colpe a lei, lui non bisogna dirgli niente. No, lui è allora la società ha avuto dei problemi e noi chiaramente, noi dello staff abbiamo dovuto subire questa cosa, però abbiamo capito il momento della società e poi non partivamo nemmeno favoriti. Io rido quando ci mettevano favoriti e il Milan sì l'ha vinto sul campo, però noi vorremmo competere, però, cioè, mi sembra uno che va sempre a cercarsi una giustificazione del perché l'ha perso, dica perché l'ha perso, invece di dire delle cose ormai scontate come queste, cioè tutti ieri mi dicevano e volevano convincere che ha fatto un grande discorso, ma che grande discorso ha fatto? Bisogna anche ammettere che ci sono delle squadre, cioè il Milan che ha meritato adesso. Normalissimo. Allora, Marcello, l'Inter compete normalissimo perché è una delle migliori squadre della Serie A, quindi ma lui deve spiegare perché ha perso lo scudetto, invece allora, Marcello, lui continua a girarci attorno. Secondo me non è vero quello, è vero in parte. Ma dai. È vero in parte quello che dici, a parte che non l'ha perso di 10-15 punti, non ha perso di 2 punti, sì, ma eri avanti 10 punti. Aspetta, si diceva un mese e mezzo dalla fine del campionato che il campionato dell'Inter adesso era in discesa e col calendario che aveva il Milan se ne sarebbero viste delle belle. Se il Milan che è davanti fa filotto, devi toglierti il cappello e dire che è stato più.
No, io non sto dicendo che colpa. Cioè, tu hai perso a Bologna, mica il Milan, no? Sì, ho capito, però anche il Milan ha perso. Sì. Dire che bene, abbiamo perso perché Radu, no. Non è colpa solo di Radu. Se tu hai la possibilità di vincere e quelli davanti ti fanno il filotto di partite, tra l'altro contro squadre... No, ma tu l'hai persa anche tu le partite. Sì, ma l'ha persa anche il Milan le partite. Cioè, però alla tu fine ne tante, ne hai perso 6 punti, 7 punti nel giro di poche giornate. Io ho detto, e molti la pensano come me, io ho esordito dicendo che lui deve fare un piccolo salto di qualità. Non mi sembra di aver detto che lui è immacolato. Perché chiaramente ho detto, se perdi uno scudetto, magari essendo anche più forte di altre squadre, le responsabilità ce l'hanno un po' tutti. Okay? È rimasto presidente dell'allenatore della Lazio. Luca, vale, è l'ana caprina, perché vale come sempre tutto il contrario di tutto. Allora, il Milan non ha fatto un'impresa, l'ha fatta per tutti quelli, e mi dispiace, ma erano veramente tanti, quasi tutti, opinionisti, giornali, televisione, che dicevano che la rosa dell'Inter in Italia era la più forte di tutte, ed era la più forte di tutti, quindi era la favorita. Ma nei giochi delle conferenze stampa di luglio ci sta perfettamente che Inzaghi minimizzi, non è che crea o sposta equilibri di nessun genere. Però rimettiamo le cose a posto. Il Milan arrivava da una stagione già per 22 giornate in testa alla classifica, e una stagione che corroborata anche dal post lockdown eccetera eccetera, e ha avuto un cammino estremamente, i numeri del girone di ritorno del Milan sono impressionanti. Ha perso, credo, soltanto con lo Spezia in casa, nella maniera che sappiamo, solo lo Spezia. È finita di 2 punti per le partite con lo Spezia, per il gol di mano dell'Udinese, non parlo di falli a centrocampo, parlo di un gol fatto con la mano, ed è una cosa di cui ha parlato tutta l'Europa, il gol annullato allo Spezia, e sono già solo questi 2 episodi che basterebbero, da casistica senza parlare, cioè non è parlare di arbitraggi, dico, perché in realtà a un certo punto il divario sarebbe stato anche un po' più ampio. E le ultime 6 partite, se mi è concesso, Milano le ha vinte, le ha dominate, a Roma con la Lazio per 80 minuti non c'è stata più partita dopo che ha fatto con la Lazio, così è stato a Verona anche dopo il gol del Verona, con l'Atalanta, con la Fiorentina, col Genoa e col Sassuolo. Minimizzare alla fine è sterile, perché tu hai avuto un avversario, è vero che con 84 punti è difficile perdere uno scudetto, ma il Torino ne ha perso uno con 90 punti, se ne trovi uno che ne fa 91 hai perso, certo, lo scudetto. Oggi nascondersi o esporsi è sterile, non è importante. Il Milan ha gettato la maschera, Maldini parla di seconda stella, Pioli parla di competitività, certo, di una squadra, certo, che deve crescere, deve alzare l'asticella dopo 3 anni così. E l'Inter è ovviamente nel novero di quelle favorite o non favorite che comunque lotteranno per lo scudetto, su questo credo che non ci siano dubbi. Pioli teme molto la Juve, ha detto fra di noi, però l'Inter ha fatto un lavoro di ristrutturazione della squadra, persa anche quest'anno giocatori come Perisic, persi giocatori importanti, si è trovata Lukaku che secondo me non aveva preventivato, e questo ha creato lo stallo con Dybala, perché quei tre lì insieme non giocano, non possono giocare, ma soprattutto al di là che non possono giocare assieme non c'è intercambiabilità. Tu hai tantissime partite, ne giocano se non sbaglio 21 fino alla sosta, e non è che se tu fai una coppia tra Lautaro, Lukaku e Dybala non sposti le cose. Cioè, faccio per esempio l'esempio del Milan, tu hai Rebic e Leao, poi hai Giroud, Origi, e poi avrai a destra e quelli che hai dei giocatori che sono intercambiabili, funzionali, che i più bravi e meno bravi. Dybala, Lautaro e Lukaku hanno delle caratteristiche completamente diverse, però sono Dybala, Lautaro e Lukaku, cioè, certo, ecco, però quindi... secondo me Dybala e Lautaro possono giocare insieme. No, neanche guarda. Cioè, io credo che tu devi smontare un'idea, perché Inzaghi avrà 1000 difetti, però ha un'idea di calcio molto precisa, ed è quella di comandare il gioco, di giocare bene a pallone, eccetera. E ha un modulo, un sistema di gioco che non può prevedere Dybala. Però quello che volevo dire io, se tu hai delle punte che comunque anche a partita in corso ti possono cambiare gli equilibri, abbiamo detto che Simone Inzaghi ha delle responsabilità per la perdita dello scudetto, ma tu ti ricorderai come non vinceva le partite l'Inter, cioè l'Inter non vinceva le partite perché a un certo momento davanti non la buttavano dentro neanche a porta vuota, e lì le responsabilità di Inzaghi sono fino a un certo punto. Quindi secondo me avere un giocatore come Dybala
che può spostarti l'equilibrio. Sono d'accordo con te sul fatto di dire che adesso Marotta gli lascia il cerino perché non è più la priorità, però l'anno scorso mi ricordo che tante partite l'Inter tirava 30 volte in porta e non faceva gol. Si è ricostruita la coppia per Antonomasia, che è stato quello più forte, però Lautaro e però dopo cos'hai? Coso e Lukaku si trovano benissimo insieme, ma non possono giocare pazzesca. Tutte quello Dybala altererebbe moltissimo, sia che giocasse al posto di Lautaro sia che giocasse al posto Allora, a proposito di favorita o non favorita, fatemi collegare con il nostro Prof The Proof Bilab. Prof, ti passo la linea perché ci devi raccontare qualcosa proprio relativamente alle quote scudetto. A te. Allora, eccoci qui di nuovo insieme. Il nostro titolo dice che Onana arriva e va in panchina. Perché questo? Perché uno dei dilemmi era, insomma, si sapeva che l'Inter aveva preso di fatto Onana, e uno dei dilemmi era, ma sì, ma chi gioca tra Onana e Handanovic? Perché sono due portieri comunque di ottimo livello. È possibile che Onana lasci la ex per andare a far panchina all'Inter? Però del resto cosa fa l'Inter? Fa giocare ancora Handanovic nonostante le tante critiche che spesso riceve? Questa domanda giustamente è stata posta ieri in conferenza stampa a Simone Inzaghi, e andiamo ad ascoltare la sua risposta. Ma per quanto riguarda la gerarchia, partirà come portiere titolare Handanovic, perché se l'è meritato per la stagione che ha fatto l'anno scorso, che è stata ottima. E poi, insomma, conosciamo tutti il valore di Onana, che è un giocatore giovanissimo del 95, che è il portiere del futuro dell'Inter, e quest'anno già avrà le occasioni per mettersi in mostra, perché ci abbiamo puntato fortemente con la società già un anno fa. Io vorrei sapere giovanissimo, comunque 27 bravo. Anni vorrei sapere cos'è la Donnarumma, che a 16 anni debuttò in Serie A, lo definisce giovanissimo. Onana non mi è piaciuto in Coppa d'Africa, sinceramente. Non solo mi è piaciuto, è stato l'autore anche delle disgrazie della sua squadra, per delle uscite particolari che abbiamo visto, anche alcune sono state molto stigmatizzate. Handanovic è vero, ha fatto un buon campionato, migliore del precedente sicuramente, forse è più affidabile ancora. Sinceramente ho difficoltà a dare torto in questa quindi, circostanza. Sei d'accordo con Inzaghi nel far partire Handanovic titolare? È più una fase di accompagnamento, più di accompagnamento. Statisticamente non sono d'accordo con Paolo, perché quest'anno ha dato dei segnali di... Ma è stato molto, molto più affidabile dell'anno precedente. No, dell'anno precedente sì. Le parate laser le ha fatte anche quest'anno. Ha avuto dei passaggi più a vuoto rispetto all'anno scorso. Io credo, ti assicuro, perché l'abbiamo vissuto in prima persona. Io credo che ci sia però una dichiarazione importante sul profilo degli equilibri dello spogliatoio. Perché, attenzione, qui non stiamo parlando di due portieri che vanno in competizione. Qui stiamo parlando di un capitano e di un secondo portiere che arriva in un campionato nuovo. Se Onana dimostrerà di essere un portiere all'altezza, giocherà in porta nell'Inter. Oggi Handanovic è il capitano dell'Inter, sì, quindi Inzaghi, con tutto il rispetto, ha detto che il ruolo del portiere è un ruolo particolare. Sì, ma con tutto il rispetto, abbiamo visto anche i disastri che sono stati fatti nel Parì, no? Ma Handanovic gioca l'altro. Scusate se mi permetto di dire questa cosa, io non seguo come voi l'Inter, però le critiche che sono state poste ad Handanovic sono state parecchie, ma non solo due anni fa, dove la stagione è stata molto critica, anche l'anno scorso, che si è ripreso leggermente, ha comunque fatto degli errori e ha questa tendenza, diciamo, a non buttarsi il più. Il voto medio che è stato dato da tutti e quattro i quotidiani sportivi? Che? Il voto molto alto, 6.7 a Handanovic. Sì, però visto che comunque è in fase di calante, perché comunque quanti anni ha Handanovic adesso? Vai 38. Insomma, allora bisognerebbe puntare sul giovane, ma credo che comunque il discorso sia corretto, nel senso che arriva il portiere giovane, lo affianchi, gli fai fare magari una competizione. No, però era per la specificità del ruolo del portiere, che molto spesso quelli che... Secondo il calcio, sì, puoi fare delle alternanze in tanti ruoli, ma in porta è meglio di no, perché in porta ci deve essere il titolare e la riserva. Ma il problema è quello che dici tu, che tu hai focalizzato. Non lasci la porta dell'Ajax come titolare per andare a fare il secondo in un'altra squadra, se sei una... Perché hai 27 anni, hai 27 anni, anche se hai il pieno di maturità. Quindi c'è da dire questo. Questo è un altro discorso, però. Però Handanovic, sotto questo aspetto, secondo me, fino a quando resterà ovviamente all'Inter, non appenderà le scarpe al chiodo, i guanti al chiodo, secondo me
resterà come titolare all'Inter, sia perché il capitano, sia per gli equilibri che ci sono, sia perché ovviamente Simone Inzaghi sta molto attento, è stato anche nella Lazio, a dire la verità, a non alterare certi equilibri, e questo è sostanziale. Però secondo me, se trovi il giovane fuoriclasse Donnarumma, è un caso su 100, no? Allora punti sul giovane. Mettere un giovane in porta nell'Inter, nel Milan, nella Juve... No, sto dicendo, il fatto di mettere un giovane, di puntare su un giovane... Ma non è giovanissimo, fammi finire, no, 27 anni. Non si riferisce a Donnarumma. Sto dicendo, il fatto di puntare su un giovane e dargli la titolarità in porta dell'Inter è un rischio. Si sono mossi l'anno scorso, l'ha detto Inzaghi, già l'anno scorso abbiamo puntato. Prendono un portiere che comunque ha già un'esperienza internazionale che si può far trovare pronto all'occorrenza. Questo secondo me allora, è il parliamoci discorso. Chiaro, è un discorso di spogliatoio che tecnico. No, è perché anche un tecnicamente discorso tecnico, perché Andanovic purtroppo ora ha dei limiti. Non lo so. Se me la vuoi mettere su un discorso di gruppo, non ha di dei dirigere limiti. Un compagno di squadra. Che io non vi, io il calcio, forse Luca di questo che ha vissuto magari più da vicino, il capitano lo sceglie la squadra. No, giusto Luca? Dipende, no? Moltissimi club invece però lo qui, danno anche a maggior numero di presenze. Sì, però qua sostanzialmente Andanovic, che è uno con quasi 300 presenze, è un po' l'immagine della squadra, no? Secondo me, o da no, quello ma, che ci dicono. Quindi cosa punti a fare? Punti a delle gerarchie, lui è il capitano dell'Inter. Non lo so. Allora come, Luca, sei d'accordo con questa gruppo, scelta di Inzaghi anche di gruppo, non... mantenere Andanovic titolare? O... Beh, insomma, ma Andanovic ha 37 anni. Va per i 38. E un giovane portiere neanche per il momento conclamato, può anche farsi un annetto alle spalle di uno che gli segna due o tre cose. Andanovic è stato ogni tanto vituperato dal mondo interista, in realtà mi sembra generalmente un buon portiere, tutti certo, fanno sì. degli errori, lui ne ha fatto qualcuno di un po' più grande, ma secondo me gli è valso anche tanti punti. In ogni caso è una persona per bene, un grande professionista, è uno che a uno come un anno può sicuramente insegnare delle cose. Tu ti fai un anno, cioè, avrai i tuoi spazi, avrai il tuo modo e crescerà, è una scelta che si può fare, poi magari si dimostra più forte di Andanovic e giocherà lui. Certo. Però insomma, non è che si può andare in una squadra come l'Inter e pretendere subito, anche perché ripeto, non è che arrivi con delle referenze pazzesche, cioè qualche cosa ancora devi studiarsi certo. in carriera. Quindi se o sei liberato da qui, lavori l'anno scorso che va via il titolare, se te lo meriti giochi tu alla Lazio, fra l'altro, da dove arriva Inzaghi l'alternanza di portieri negli ultimi anni è stata psichedelica, prima uno di 40 anni, poi uno di 18, poi un albanese, poi questo, quell'altro, quindi lì al Milan sono stati un po' obbligati, era diversa la situazione. Sì, dico, non è la situazione del Milan dell'anno scorso in cui va via il titolare che è Donnarumma e quindi quello che arriva esatto, è per forza di cose titolare. Qui no, Marcello, è una situazione che ricorda un po' ma Szczesny Buffon di qualche anno fa? No. No, penso. Io sto però pensavo al fatto che Onana comunque nell'Ajax giocava titolare, poi ha avuto la squalifica ed è stato fuori per un po' di tempo, però comunque è stato il portiere titolare dell'Ajax. Che venga a fare il secondo ad Andanovic, per me ha avuto delle rassicurazioni. Poi secondo me è normale che loro facciano partire ancora Andanovic per il semplice motivo che è il capitano, è il portiere storico dell'Inter di questi ultimi anni, e quindi è normale che partiranno con Andanovic, ma progressivamente il posto verrà dato a Onana. Se no Onana cosa va a fare all'Inter? Il dodicesimo di Andanovic, secondo me pian piano gli prenderà il posto, perché noi ci stiamo focalizzando certo, è vero. Però noi ci stiamo focalizzando sulle parole di Simone Inzaghi, no? Perché se avesse detto il contrario, oggi staremmo dicendo attenzione, perché se avesse detto è arrivato Onana, adesso Onana e Andanovic deve guadagnare il posto perché è arrivato Onana, la frase sarebbe stata un boomerang in contrario. Vabbè, secondo questo me. Discorso non lo può fare, no, lo può fare nel momento in cui una polemica tremenda. Infatti parte dal certo. suo capitano, dice Andanovic oggi titolare, Onana avrà i suoi spazi, se Onana è forte gioca Onana, è ovvio. Vedremo se avrà i suoi spazi o no Dybala all'Inter, perché bene. Si continua a parlare di quello, ne ha parlato Beppe Marotta, buttando lì un paio di cosette, niente male, che vanno un attimo lette e interpretate. Vedo Chirico che già ride quando si parla di Dybala che non ha ancora squadra. Chirico ride, sotto i baffi che non ha.
detto, aveva già vi capito come andava a finire tutta questa storia già anni fa. Due minuti, ragazzi, ne parliamo subito. Andiamo ad ascoltare anche Beppe Marotta tra poco. Ovviamente non può mancare Dybala quando si parla dell'Inter, un accordo che sembrava fatto quando abbiamo visto scendere Antun dalla sede dell'Inter ormai un mese fa, poi qualcosa è successo, la precedenza è stata data a Lukaku e adesso, caro Alberto, Dybala è lì che aspetta. E aspetta, e bisogna capire intanto quanto ancora aspetterà, perché, e voi lo sapete bene, il mercato è fatto di sensazioni. A meno di due mesi dal termine della sessione estiva sono tantissime le sensazioni che riguardano l'affare Dybala, possibile o meno all'Inter. E a proposito di sensazione, è quella che lui possa essere sempre meno vicino all'Inter sicuramente di quanto non lo fosse qualche settimana fa, perché non rappresenta evidentemente una priorità per l'Inter e per Beppe Marotta. Sicuramente l'affare Lukaku ha contribuito a togliere un po' di certezza in quelle che erano state le proposte fatte da Marotta a Dybala, ovvero una base fissa di 5-6 milioni di euro più 1 milione di euro al 50%, al raggiungimento del 50% delle presenze in stagione, cosa che non è piaciuta affatto all'entourage di Dybala. Ad Antun è sembrata una sorta di situazione un po' per mettere alla prova il ragazzo, ricordiamo 29 anni, quando lui vorrebbe ritrovare, dopo quanto fatto alla Juventus, vorrebbe trovare una squadra dove essere una sorta di prima donna. Un punto focale del progetto è proprio l'arrivo di Lukaku, potrebbe rappresentare in questo senso totalmente un passo in negativo. Marotta, come hai detto tu, ha parlato ieri nel corso della conferenza stampa Fiume con Inzaghi, ha parlato forse però già al passato per Dybala, lo sentiamo. Dybala fa parte di quella serie di giocatori svincolati e devo dire, dal punto di vista calcistico, per la mia esperienza è la prima volta che tanti giocatori svincolati anche di livello sono ancora oggi fermi nel loro non essere da una parte o dall'altra. È una dimostrazione di un calcio che si sta trasformando, in cui bisogna avere il coraggio di agire anche a livello giovanile, un calcio che bada, come ho detto, contenimenti di costi, ma quindi Dybala rappresentava un'opportunità. Ma non possiamo dimenticarci che oggi noi siamo assolutamente a posto nel settore offensivo, abbiamo un insieme di giocatori veramente di grande spessore. Starà poi giustamente l'allenatore gestire nei migliori modi, però rimane rispetto verso un giocatore che chiaramente mi lega un particolare affetto. Era un'opportunità, Marcello, dice così, era, si corregge quando lo dice, no? Un'opportunità Dybala. Sì, cioè, secondo me, ieri mi dicevano che questo è un messaggio che lui sta mandando al suo procuratore. Francamente io dico, ma nel 2022 c'è bisogno ancora di mandare i messaggi attraverso le conferenze stampa ai procuratori? Cioè, prendi il telefono e gli dici chiaramente quello che vuoi fare, non è che hai bisogno di fare per forza la conferenza stampa. Però sai, detto pubblicamente ha un altro effetto, Ah sì, ma perché se glielo dici per telefono, quali sono le condizioni? Ma tanto le condizioni, però la gente non lo sa. Come, cioè, la gente con la... No, l'articolo gente non sa di questa... Cioè, se tu devi, divulgandolo attraverso la stampa, una delle poche cose buone che magari ci riconoscono ancora è quello di poter raccontare le cose, quindi il fatto che tu lo dica in una conferenza stampa lo esterni in qualche modo. Lo suggelli quasi come un notaio, peraltro. Però ma tanto la gente che cosa ha capito da questa cosa? Che praticamente l'Inter si è un po' seccata quasi, no? O che comunque quando lui ti dice siamo a posto, hai detto niente. Io credo che ci sia Dybala. Avendo Lukaku non gli interessa più Dybala. Io credo che ci sia un messaggio, perché queste parole sono doppiamente interpretabili, perché Marotta in tempi non sospetti queste bugie, tra virgolette, le ha già fatte. Io mi ricordo ai tempi di Higuain, Marcello se le ricorderà, intervistato lunedì mattina disse noi non andremo a pagare la clausola per Higuain, il venerdì sono andati, certo, a pagare la clausola per Higuain. Una dichiarazione del genere... Stiamo parlando di cifre completamente diverse. No,
sto parlando di un giocatore svincolato, no, è la aspetta, prima volta, aspetta, guarda, lui ha sì, sottolineato, però, io francamente mi che... stupisco che uno come Dybala non abbia ancora una squadra, appunto, ma lì volevo arrivare. Però secondo me, siccome questo problema del procuratore è già uscito, che chiede delle commissioni molto alte, evidentemente c'è un sentore di nervosismo, anche magari da entrambe le parti. Oppure sono d'accordo già da due mesi, c'è una stretta di mano che è più di una stretta di mano. Come quella quella fatta con Arriva Bene Nedves, è uguale. Non lo so, sì, l'hai detto tu Marcello, mi sembra strano che Dybala stia lì tranquillo. Dybala è un lusso che la Juventus si è potuta permettere vincendo uno scudetto dietro l'altro, passando sopra al fatto che non ha un ruolo preciso, che non ha una grande personalità, che è anche un po' diventato vulnerabile fisicamente, e quindi era un lusso che la Juventus si è potuta permettere. Oggi Dybala è un lusso che non si possono permettere in molti, anzi quasi nessuno. Tu dovresti avere il Berlusconi di 30 anni fa, che prendeva la classifica del pallone d'oro, diceva questo ce l'abbiamo, con Papin che faceva la panchina, bravo, e non è più quel periodo, certo. Lì gli emiri non ci cascano, gli sceicchi o chi per loro, il Paris Saint Germain che prende giocatori che non valgono un calzino di Dybala non ci ha mai pensato, e in certi versi poteva essere uno dei suoi club, ma la verità è questa, che oggi lui è un lusso fisicamente, come integrità, tecnicamente, che non si possono permettere in molti. Io non lo, onestamente, all'Inter prima diceva sì, è uno che in corsa può, okay, ma questo costa 6-7 milioni netti, 14 milioni all'anno per cambiare in corsa una partita che stai perdendo. No. Se tu prendi un giocatore così deve avere una collocazione. Mi pare di capire che non ti farebbe impazzire l'idea di Dybala al Milan. Non fa impazzire neanche il Milan, Dybala al Milan. Okay. Cioè, non fa impazzire neanche il Milan. Il Milan ha un concetto di quel ruolo lì molto diverso. Alla fine si è trovato, non per carità costretto, però ha giocato con Diaz in mancanza di altre. Alla fine, pur di non metterci Diaz... Il contatto c'è stato, secondo te, tra Milan sì, e Dybala? Sì, c'è stato. Un regalo, un lusso, però un lusso a certe condizioni. E il Milan l'ha detto a lui. Però è un giocatore che se tu hai in rosa... Fai la Champions, hai la stagione lunga, piena di impegni, perché però ha una condizione di 4-5 milioni all'anno. Ma è questo il discorso, che mi pare di capire che tutte quante stiano Marotta, un po' giocando al ribasso adesso. Marotta è una volpe del deserto, non dice mai una parola fuori, cioè che non ha un significato preciso. Era è un verbo al passato. E quelli che doveva recepirlo, poi dopo si fa in tempo domani mattina a firmare. Però intanto sappi che noi oltre quella roba lì non andiamo. Anzi, oltretutto, forse adesso, visto che non ha bisogno di alternative. Hai non un problema, però hai una situazione oggettiva con Correa, Dzeko, Lukaku, Lautaro, devi ancora, se non sbaglio, Pinamonti è andato. No, Sanchez è andato. Sì. No, Pinamonti non è ancora. No, beh, va bene. Satriano è andato. Oggi era la Pinettina Pinamonti. No, Pinamonti c'è. Bene, come, perfetto, cioè, quindi ce l'hai ancora a carico in carico. Non puoi pensare a Dybala in questo momento, evidente, devi spoltire. Quindi è un messaggio molto chiaro, molto preciso. Questo dimostra però di come... Arrivo Marcello, un secondo che voleva intervenire Valerio, poi torno da questo te. Questo dimostra come il giocatore è stato gestito malissimo, perché si è partiti addirittura due anni fa da una base che poteva anche prevedere un rinnovo di contratto a 10 milioni, se non sbaglio anche 12 all'inizio, si era parlato di questa cifra qua, adesso siamo finiti a 5. A 5 e ancora in discesa. In discesa. E la dimostrazione è che lui comunque non riceve altre offerte in questo momento. Dybala senza, 5 è vincolato, Ma sì, tra però, 5 a parte non è la più gestione, il problema però è che negli ultimi due anni, scusa, sì, parte, certo. Lui è calato fisicamente, quindi vuol dire anche che a livello mentale, perché è qui anche il problema, non è solo, è vero che c'è il problema fisico, però secondo me il fattore principale è proprio il fattore mentale del giocatore. Stanno anche guardando come viene gestita questa cosa, lui è completamente assuefatto da queste due persone che ha di fianco, che sono il procuratore e la sua compagna, dove decidono tutto per lui.
Se fosse stato per lui, io ci scommetto quello che vuoi, sarebbe rimasto, perché loro avevano parlato all'inizio con il calciatore dicendo: ascolta, noi avremo queste intenzioni qua. E lui aveva risposto: no, va bene, ok, per me, io voglio rimanere. Per restare alla Juve. Per restare alla Juve. Dopodiché, cosa è successo? Ci sono stati i problemi col procuratore e da lì sono nati tutti i problemi. Dicevi, Marcello? Ha venduto 3 anni fa, ma io mi sono stupito al momento in cui si è venuta fuori la storia. Adesso Dybala sarà al centro, non c'è più Ronaldo al centro del progetto. Uno che era già stato venduto 3 anni fa, quindi l'idea di venderlo era, girava già nella testa della Juve. L'errore della Juve è stato comunque non guadagnarci nemmeno un euro. A parametro zero, giusto? A parametro zero. Bisogna abituarsi a fare i parametri zero, quindi sono una costante fissa. È stata la apripista. Puoi venderlo e allora guadagnarvi almeno quei 30, certo. Quello che volevo dire prima, proprio i messaggi, è vero, puoi mandare il messaggio al procuratore, puoi mandare anche un messaggio subliminale anche a tutti quelli che ha nominato Serafini, cioè Geco, Sanchez, Vidal, tutti quelli che non andavano via, Correa, cioè glielo mandi prendendolo Dybala. Perché Dybala comunque è un orpello, sono d'accordo con te, però se tu proprio lo tenevi a prenderlo, tu ce l'avevi libero su piazza, te lo prendevi ed era già un messaggio che mandi a quelli che sono lì, che devi liberare, no, dei posti. Hanno capito che non giocano più, perché se è arrivato Dybala si è occupato di posto. Però, così come però, Dybala, ma scusa, ma no, la società non può fare questo discorso, perché è un discorso di finanza e di bilanci. Sì. Cioè, tu non puoi accatastare un altro giocatore da 6, 7, 8 milioni netti all'anno, sono il doppio lordi in più agli altri, perché gli altri dicono: chi se ne frega, io ho il contratto e rimango qua. Sanchez gioco, 7, gioco. Tanto stiamo parlando di uno, certo, che ha 34 anni, uno che, e quindi è un boomerang. Tu prima devi liberarti tu di certi pesi e poi parlare di Dybala. Non puoi mettere uno spauracchio. Un conto è prendi un fenomeno di 21 anni e allora fai un investimento, lo metti lì e ragazzi, qui non c'è più posto e hai i soldi per mantenerlo, ma non puoi usare Dybala per costringere gli altri ad andare via. Gli altri rimangono. Geco, che gliene frega, no, di andare al mondo. Come costerà discorso... Dybala fino a... Io quando sentivo parlare di Dybala, ero l'unico critico nei confronti di Dybala, e a dirmi che era un top player. Eccolo qua, il top player. Cioè, sì, eccolo, il top player. Il discorso è questo, che è un giocatore atipico, un orpello, sono d'accordo con te, mi è piaciuto molto il termine che hai usato. Non lo vorrei al Milan, Francesco, per una semplice ragione, perché non vedo la collocazione. Il Milan ha bisogno di una squadra che soprattutto ben assemblata, non ha bisogno direttamente del tipo del ruolo di questo orpello da questo punto di vista. Ma vorrei tornare alle parole di Marotta, che sono molto chiare. Marotta ha dato un messaggio ai naviganti chiarissimo. Ha detto chiaramente che si riferiva ovviamente non tanto a Dybala quanto al suo entourage, ad Antun in particolar modo, che ha alzato il prezzo con la Juventus delle sue prestazioni, anche delle sue provvigioni, quando la Juventus era disposta anche a offrirgli 7 più 2, mi sembra, in novembre, e il giocatore avrebbe forse accettato. E comunque 8, peggio ancora. Quindi sostanzialmente, voglio dire, adesso forse non chiuderebbe neanche più a 4 il buon Marotta, perché nel discorso che ha fatto è stato molto circostanziato, preciso e chiaro. Ha fatto un discorso non solo subliminale, ma un discorso anche molto plastico, molto... molto chiaro, dicendo chiaramente che non vuole assolutamente sapere, avendo tutti quei giocatori a disposizione, di poter ingaggiare il momento Dybala. Dybala lo ingaggerà alla fine, sono certo che andrà all'Inter, ma a condizioni molto più basse di 4 milioni. È una sconfitta in tutto e per tutto, sia per il procuratore, sì, ma anche per il giocatore. Il giocatore purtroppo si è rappresentato, sì, però è mai rappresentato, c'è un particolare. Scusate, quando un giocatore di quel livello, no, e Dybala ritiene di essere a un livello alto, si libera ed è libero sul mercato, è normale che il procuratore chieda più soldi per se stesso, anche per procura. Cioè, è normale, lo ha sempre fatto Raiola, l'hanno fatto anche tutti gli altri procuratori, lo fa anche Antun, anche se è meno esperto degli altri, ma non fa nient'altro che ripetere quello che fanno gli altri procuratori. Quello assolutamente sì, quello assolutamente sì.
la piazza, tutti ci guadagnano, ma guarda, senza essere poi i super top, Rabiot e Ramsey hanno dato un mucchio di soldi ai loro procuratori nel momento in cui sono passati alla Juventus. Loro hanno ottenuto un ingaggio altissimo, ma anche i procuratori hanno avuto dei risultati molto... Assolutamente sì. Due minuti ragazzi, lì alla regia, perdonatevi, siamo un po' in ritardo, rientro, chiudiamo l'argomento Inter con il mercato in uscita, perché c'è tutto un discorso Skriniar e sostituto, a tra poco. Momento Inter, poi abbiamo tante notizie per quanto riguarda il Milan e la Juventus, molto molto attiva, soprattutto nella serata, stanno arrivando da Torino notizie importanti che credo facciano molto piacere ai tifosi della Juventus, e poi ne parliamo. Allora, cosa succede tra Skriniar e Bremer, Alberto? Succede che poco fa parlavamo di priorità e la priorità dell'Inter è rinforzarsi in difesa, ovviamente sia per un discorso numerico, perché è partito Ranocchia, partirà anche Skriniar lato Paris Saint Germain, ma anche dal punto di vista qualitativo, perché sappiamo della trattativa per Milenkovic, ma soprattutto per Gleison Bremer, classe 97 del Torino. E da quello che ci riferiscono, intanto l'agente è arrivato a Milano, è atterrato a Malpensa proprio in giornata, già incontro con l'Inter, e c'è il sì del calciatore per quanto riguarda la proposta dell'Inter, l'accordo è già stato raggiunto, adesso bisogna però sbloccare la trattativa per quanto riguarda invece lato squadre, dunque col Torino. La richiesta del Torino, come ben sappiamo, è alta, circa 40 milioni di euro. La squadra granata però non può tirare tantissimo la corda, perché conosciamo anche il rinnovo che ha fatto Bremer nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, che per un discorso di gentleman agreement ha rinnovato il suo contratto che scadeva nel 2023 con scadenza adesso nel 2024. Però in questo contratto è stata inserita una clausola che permette al difensore brasiliano di liberarsi a gennaio del 2023 con una cifra di 15 milioni di euro, dunque capite bene che il Torino non può chiedere tantissimo, perché nel mercato di gennaio già potrebbe accordarsi con l'Inter per 15 milioni. Dunque la sensazione è che si possa andare una sorta di metà strada, dunque 25 milioni. La proposta dell'Inter è di un prestito con obbligo di riscatto senza contropartite. C'è questa precisa sottolineatura perché gli occhi del Torino sono andati su Casadei, promettentissimo giovane della primavera dell'Inter che piace a tantissime squadre, si è parlato di tante pretendenti in Serie A. Piace al Torino, Marotta vorrebbe evitare di dare un calciatore, un prospetto così importante al Torino, è dunque un prestito secco con obbligo di riscatto per Bremer, che comunque è davvero ad un passo dall'Inter. Riccardo, finisce così? Con Skriniar che va e Bremer unito magari a Milenkovic che arriva, no? Allora, l'Inter deve prendere due, è andato via. Infatti il discorso è presto detto, negli ultimi anni uno entra, un altro esce. È uscito Ranocchia, entrerà sicuramente uno. Adesso resta da capire se Bremer è in alternativa a Milinkovic oppure con l'uscita di Skriniar potrebbero arrivare tutte e due. Potrebbe entrare un giocatore come Carboni, per esempio, perché la novità di oggi è che oltre a una valutazione legata a qualche bonus ci sia questa richiesta proprio del Torino di una contropartita tecnica. L'Inter non vorrebbe ripetere la stessa esperienza negativa che ha avuto con Zaniolo e quindi vorrebbe mettere una recompra sul giocatore giovane da inserire. Ha detto bene Alberto, il giocatore si è promesso all'Inter, a gennaio può andare via a una cifra sicuramente più bassa. Sono quelle dinamiche di mercato che poi ti portano inevitabilmente affinché il giocatore vada dove vuole. Insomma. E se perdi Ranocchia e acquisti Milenkovic, ci guadagni un bel po'. Eh beh, sì. Beh, diciamo che se compensi, perdi sì, dai. Però se perdi Bremer, Skriniar. Sì, perdi Skriniar con Bremer, compensi in questo modo. Due compensi. Sì, è vero, però poi c'è sempre il discorso del salto nella grande squadra, c'è sempre. Sì, però... però vai comunque su un sicuro, nel senso è stato credo il miglior centrale se non il secondo del campionato, quindi è sicuramente un investimento. Credo che alla fine lì dietro non vogliano stravolgere più di tanto, perché era entrato anche il nome di De Vrij nel mercato, però ci hanno detto che ne esce solo uno, se ne esce uno. La novità, se si può chiamare così, è che ieri nel post conferenza stampa di presentazione della stagione è arrivata questa notizia che l'Inter non deve fare quel famoso più 60, non lo deve fare più in questo mercato, non lo deve fare entro il giugno del 2023. Ecco perché ad esempio Skriniar non è ancora stato venduto e molto probabilmente partirà alle condizioni di Marotta.
questo. Luca, però se perdi Skriniar, tutto sommato, dico, perdi Skriniar e guadagni 70 milioni di euro, ne spendi 30 per Bremer, sì, no, magari ci perdi. Domani mattina alle 8. Vero? Sì. Domani mattina alle 8 vado a fare l'operazione. 70 Forse milioni a livello per internazionale non ha la stessa esperienza, però... 70 milioni per un difensore lo vendo fra 6 minuti. 70 milioni per un difensore lo vendo domani mattina. E ne trovo un altro buono che crescerà, farà il suo, eccetera. Ma 70 milioni domani mattina alle 8. Vado. Mi pare abbastanza chiaro. Grande operazione. Non ne avrei spesi mai più di 30 per Botman. Figurati se non vendo a 70, assolutamente sì. Questo è un mercato. Quando ti ricapita un'occasione? No, no. Questo è un mercato che chi vende bene ha successo. E Marotta abbiamo visto che è molto bravo a vendere, soprattutto. Se riesce a vendere 70 milioni è il colpo del mercato, è quello. Diventa il colpo del mercato. Cosa, Marcello? Specialità riuscire a vendere, me ne ricordo, lo ricordo bene alla Juventus, aveva delle grosse difficoltà a vendere, comprare, fare delle buone operazioni, a vendere. Però da quando all'Inter... No, ma adesso è passato all'Inter. I numeri parlano chiaro, Ma lo scorso anno... È riuscito a vendere... C'è anche quando tu mi dici no, ma abbiamo saputo oggi che adesso i 60 milioni no, non abbiamo saputo cioè le vostre situazioni finanziarie, ma voi veramente ci raccontate ogni volta ma una chi ti racconta diversa. Ma chi ti racconta, tu hai visto un comunicato ufficiale dell'Inter, ci dite no perché abbiamo saputo che tanto non c'è più bisogno di tu hai visto un comunicato ma Marcello perdonami, tu hai visto un comunicato ufficiale dell'Inter che ti ha detto che entro giugno dovranno fare più 60. Ah, ma per favore, sembra che non sappiamo. Cioè, ma veramente, ma sembri la propaganda russa. No, non è la propaganda russa. Io ho sentito addirittura gente che sparava cinesi, più 80, più 100. Questa notizia che era nell'aria, perché comunque i bilanci si chiudono a giugno. Dei problemi di bilancio, dopodiché, quella che ne ha più di tutti, il bilancio peggiore anche della Juventus. Porca miseria, arrivate voi qua. No, ma non c'è bisogno. Ma no, ma chi ha detto che non c'è bisogno? Tutto si cambia. Ma chi è che ha detto che non c'è bisogno? Ma chi ha detto che non c'è bisogno? Se volete vendere, ma io non ho detto milioni, un difensore perché avete bisogno di soldi. Se volevate vendere Bastoni fino all'altro ieri, allora, che avete cercato di venderlo, non è vero che milioni perché avete, ma come fai a sapere che cercato di vendere Bastoni, non sappiamo quanto devono fare di bilancio e tu sai già chi vende l'Inter. Io ti sto dicendo che siccome ti sei irritato sul nome di Marotta, io ti sto dicendo che numeri alla mano, da quando è all'Inter Marotta ha venduto bene e tanto. Ti ricordo che è riuscito a vendere un giocatore che era fuori rosa, in cui nello stesso anno gli si era tolta la fascia di capitano, che si chiamava Mauro Icardi. Cioè, non dimentichiamocelo questo, è riuscito a venderlo. Ragazzi, vediamo qui l'argomento Inter, apriamo quello del Milan perché Maldini ha in mente addirittura un doppio colpo per le zone d'attacco. Ne parliamo tra un attimo, tra poco.